Oh, ma buon salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in un Focus On, è incredibile, è un sacco che non ne faccio. E oggi parliamo finalmente dell'edizione cartacea, non italiana, non giapponese, quella inglese, di Inside Mari. Finalmente esiste un'edizione cartacea oltre a quella giapponese, poi se da altre parti sparse nel mondo ne esiste un'altra versione cartacea, non lo so. Questa è da leggere, quella è inglese, quindi parliamo un po' di questa serie. Non parliamo dell'intera serie, però perlomeno parliamo del primo volume di Inside Mari, una serie che io sto adocchiando da un sacco di tempo, è uscita anche in scan, se non sbaglio in italiano, un bel po' di tempo fa, però non l'ho mai voluta leggere in scan, perché in cuor mio pensavo magari uscirà in Italia, poi è successo quel che è successo, si è persa le speranze, e vabbè, questo lo accantoniamo. Però mi dicevo comunque, ma uscirà o in italiano o in inglese, e è uscita l'edizione inglese in America. Comunque sia, gli americani sono sempre un pochino più avanti rispetto a noi con le serie, magari qualcuna indietro, però bene o male con quelle di Ushimi erano già più avanti con Happiness e quindi là ho preferito fidarmi, prendere prima Happiness, poi l'ho annunciato qua e poi Inside Mari. Edito dalla Denpa, qua c'è il loghetto, non so se riuscite a vederlo, è una casa editrice nuova in America. E ha dei materiali che sono un po' così così, poi però ne parleremo per quanto riguarda l'edizione. Però, oddio, perlomeno questo è un volume che potete vedere, lo tengo tra le mani, è fisico, è fatto di carta, non si può dire lo stesso per altri editori. Ma parliamo adesso della trama di Inside Mari, una trama che anche solo odorandola senti che magari è una puttanata perché è una cosa, diciamo, vista e rivista per vari film e serie TV, insomma. Siparietti, di scambio di corpi, quindi sì, si tratta di una storia di scambio di corpi, però quell'odorino sparisce se tu leggi il nome dell'autore, Shuzo Oshimi. L'ho già detto un sacco di volte, uno dei miei autori preferiti, perché anche le cose un po' così riesce a rendertele magnifiche. Happiness è una storia di vampiri, i vampiri sono strausati, straabusati, però in questo caso lui ci mette sempre del suo, ci mette qualcosa di malinconico, di psicologico, e riesce a rendere il tutto una cosa stupenda. In questo caso si tratta di una storia appunto di scambio di corpi dove il ragazzone qui tra le braccia di Mari, ovvero Isao, è uno studente universitario che però ha deciso di abbandonare gli studi. Si fa ancora mandare i soldi dai genitori per proseguire gli studi, però in realtà lui non fa più nulla, è come se fosse un hikikomori, tutto il giorno giocare ai videogiochi, la sua camera è piena di spazzatura, insomma, si è ritirato dalla vita, diciamola così. L'unica cosa che fa è andare a fare la spesa in questo mini market dove incontra un bel giorno Mari, la ragazza che potete vedere qua in copertina. Lui praticamente si innamora di questa ragazza, tanto che va in quel market per vederla più spesso, quindi la segue e un bel giorno quando la segue, puff, si sveglia e si ritrova nel suo corpo a casa sua con la sua vita e deve cercare di capire come mai è successo tutto questo e soprattutto cercare di destreggiarsi nel corpo di una ragazza e sarà abbastanza difficile. Sì, ho sfogliato qualcosa degli altri volumi, non li ho letti, però ho sfogliato e ho visto che effettivamente è una cosa che uno non va troppo a pensare, magari le mestruazioni, tutti i problemi che possono avere le ragazze, ecco, ovviamente lui li avrà e dovrà farci i conti. Quindi sì, sembra una banale storia di scambio di corpi, però all'interno di questo volume c'è già qualcosa che non va. Sapete come funziona lo scambio di corpi, no? Tipo quel pazzo venerdì, uno entra nel corpo di uno, l'altro nel corpo dell'altro e quindi si scambiano, ok? In questo caso pare non sia successo. Sembra, o almeno in apparenza, se non è che poi Mari, che dovrebbe essere finita nel corpo di Isao, stia mentendo, pare appunto che non sia nel corpo di Isao. Sembra quasi che le due personalità si siano stoppiate, quindi Isao sia rimasto Isao, però sia anche nel corpo di Mari, o almeno quello è quello che ci viene fatto, questo è quello che ci viene fatto intendere all'interno di questo primo volume, quindi non ne sa niente. E si deve riuscire a venire a capo di questa faccenda. Poi negli altri volumi probabilmente si scopriranno varie cose, ne parlerò poi nei videolettore quando li leggerò,
Però per adesso è abbastanza atipica come cosa, perché di solito c'è uno scambio, in questo caso non è che sia avvenuto proprio uno scambio di corpi, semplicemente Isao si è sdoppiato, a quanto pare. Però c'è una cosa all'interno del manga che mi fa avallare la teoria del fatto che lei sia entrata sì nel corpo di Isao, però non voglia dirlo, stia mentendo in modo tale da cambiare vita per chissà quali ragioni, magari per lo stress della sua vita in generale o per lo stress scolastico, insomma, per tante varie cose. Vi faccio vedere la tavola. Questa è la scena in cui Isao, mentre incontra Mari per strada, diciamo la sta seguendo, vede una luce e vede Mari girarsi con questo sorrisino appena accennato, il sorriso di qualcuno che è consapevole, secondo me, di quello che sta per succedere. Ok, perché uno non si gira sorridendo, uno si gira chiedendosi chi possa essere, in questo caso lei sta sorridendo. Quindi c'è qualcosa che non va, c'è qualche segreto che è intorno a Mari, magari lei riesce a cambiare vita o comunque sia spostarsi nel corpo di qualcun altro per evitare il suo malessere, qualsiasi esso sia, però per evitarlo. E ha scelto in questo caso Isao, un ragazzo che effettivamente la vita l'ha abbandonata per dedicarsi semplicemente al gioco, all'ozio, perché quello sta facendo, ed è rimasto rinchiuso in casa. Semplicemente questo. Quindi questa è la storia di base di Inside Mari, sono le mie piccole teorie su quello che potrebbe accadere o quello che avrebbe in teoria fatto Mari. Poi c'è un personaggio interessante, un personaggio che è lei, che al primo sguardo capisce che la ragazza che ha di fronte non è Mari, però è Isao. Perché? Erano amiche un po' più intime, riesce a capire un po' più nello specifico cosa sta succedendo? Anche là è un bel interrogativo, perché tutti gli altri personaggi all'interno della storia non si rendono conto del cambiamento. L'unica è lei. Certo, qualche stranezza ci può stare, dici ma cosa gli sta succedendo, però quella che effettivamente si rende conto è lei. Adesso non mi viene in mente il nome, lo metterò a schermo nel video. Quindi questa è la storia di base di Inside Mari, come appunto vi ho detto, è una storia che parrebbe non essere molto complicata, una storia di scambio di corpi molto semplice, già vista in vari film, serie TV, in sketch comici di episodi di serie TV, insomma, però è scritta da Shuzo Shimi, l'autore dei Fiori del Mare, l'autore di Happiness, l'autore di Tracce di Sangue e di tante altre belle opere, alcune ancora inedite sia in Italia che in America. Poi quando usciranno in America vedete che me l'accato tutte io. Per quanto riguarda il disegno c'è poco da dire, mi viene anche da ridervi addosso se mi chiedete il disegno di Oshimi, perché effettivamente è un disegno iconico, è un disegno che si riconosce subito quando aprite un volume di Oshimi, dite ah ok, questo è Shuzo Oshimi, il disegno è riconoscibilissimo, i volti sono perfetti sia degli adulti sia degli adolescenti, ci mancherebbe altro dato che sono i personaggi principali delle sue opere gli adolescenti, e ha un buon uso degli sfondi. Certo, ci sono alcune parti in cui ha degli sfondi bianchi, però effettivamente sono poca roba, perché comunque sia Oshimi gli sfondi li sa fare. Cioè, se avete visto Happiness oppure Tracce di Sangue o anche ancora Shino non sa dire il suo nome o un altro ancora I Fiori del Male, cioè ve li sto a dire tutti, i disegni di Oshimi sono stupendi. Questa è una serie che sta più o meno a metà della sua evoluzione artistica, quindi è dopo I Fiori del Male, però sono venuti dopo Happiness e Tracce di Sangue. La migliora ancora di più guardando gli sfondi di Happiness, che è fatto in un modo particolare, sembra un quadro di Van Gogh alle volte, è perché là ha una storia in cui può sbizzarrirsi un po' di più, un po' più mistica, orrorifica, fantascientifica, anche lì si tratta di vampiri. Come vai a realizzare la sete di sangue? Ecco, Shimi ti realizza la sete di sangue con delle robe che sono incredibili. Qua non hai di queste cose perché la serie è un pochino più, tra virgolette, normale, è slice of life, ok? Però comunque sia, i disegni sono ugualmente stupendi. Siamo arrivati al momento clou di questo video, ovvero l'edizione.
l'edizione di Inside Mari. E per farvi vedere l'edizione ci spostiamo sulla scrivania. Oh, finalmente abbiamo qua un'edizione di Inside Mari da prendere, accarezzare, sfogliare e metterci le mani in pasta, tutto così. Quindi parliamo dell'edizione, edizione Denpa. Ecco qua il loghetto Denpa, questa è la costina, questo è il retro. Il costo dell'edizione, che non vi avevo detto prima, è sui 12,50, più o meno 12,95 qua in America e Canada, questo è il prezzo, però quello in dollari. In euro siamo sempre più o meno lì, cambia qualche centesimo su Amazon, quindi più o meno il prezzo rimane quello. L'edizione ha delle alette, qua ti spiega un attimo Shuzoshimi, quindi la sua vita, cosa fa, bla bla bla. Questo è fatto in questo modo. Faccio vedere, qua c'è una delle immagini all'interno del volume di Inside Mari, ripresa e messa appunto nella cosa così. Ecco, cerco di farla vedere il meglio possibile. Che è molto carina come cosa. La cosa meno carina di questa edizione è questa. Vedete come hanno preso questa immagine, l'hanno sdoppiata e l'hanno messa qua. Cosa che nei volumi dopo non c'è, perché hanno messo l'immagine del Inside Mari, hanno scritto questo qua, se non sbaglio, adesso vi prendo un paio di volumi e vi faccio vedere. Eccoci qua, questo è il 2, questo è il 3, alla fine hanno messo questo, ok, che è già più decente rispetto a quella roba lì, perché effettivamente fa un po' schifo, quindi hanno fatto una roba simile. Qua c'è sempre la cosa scritta di Shuzoshimi, quindi questo è quanto, questi sono i volumi 2 e 3, quindi li mettiamo da parte per tornare a parlare qua del numero 1. Quindi il prezzo, come vi ho detto, sta sui 12 più o meno. Le pagine a colori ce le ha, sì, però almeno nei tre volumi che ho preso ce l'ha soltanto questo primo volume ed ha solo questa. Quest'unica pagina a colori, non ne ha altre, quindi per il prezzo dite minchia, una sola pagina a colori sta a 12,95 il prezzo in teoria. È tanto, sì, è tanto il prezzo, soprattutto se le pagine sono un po' trasparenti. Faccio vedere una delle scene, Clou, questa magari, vedete qua c'è un po' di trasparenza, non so se riuscite a notare, qua, poi un'altra scena, qui si nota abbastanza, c'è molta, molta, molta trasparenza, ragazzi, le pagine sono un po' gialle e c'è trasparenza, quindi non è proprio un'edizione ottima, ottima, però è l'unica disponibile. Poi la casa editrice è appena nata, quindi diciamo che gli si può perdonare questa cosa, soprattutto se è una delle sue prime opere portate in Inside Mari, quindi diciamo che va più che bene. Si legge tranquillamente, l'inglese di Inside Mari non è così difficile, quindi vedete che il massimo di dialoghi che potete trovare sono questi, quindi non c'è troppo. E basta, semplicemente questo, questa è l'edizione, pagine un po' giallognole, un po' trasparenti, però esiste. Questo quello che conta, esiste, io sono già contento così. Per quanto riguarda la grandezza del volume, diciamo che è più o meno quanto un volume di Happiness in inglese, quindi se avete visto i vecchi video di Happiness e i vari confronti che ho fatto, è più o meno un'edizione perfect. Magari ve lo metto a confronto con un volume Star, vabbè, il flash non ce la fa, oggi c'ho il telefono scarico, quindi pazienza, quindi più o meno è un tanto del genere, ok? Questo è quanto, quindi la grandezza del volume è questa qui, tanto ormai comunque sia il volume ve l'ho fatto vedere, quindi il flash non mi serve più. Come detto prima, il prezzo è un po' altino, però non sono molti numeri, se non sbaglio sono 9 o 10, non mi ricordo mai quanti sono, quindi ve lo metto nel video. E escono trimestrali, se non erro, trimestrali o bimestrali, quindi prenderne uno ogni tanto non è proprio difficilissimo, si riesce a mettere qualcosa da parte e lo comprate. E niente, questa è l'edizione e proseguiamo con il video. Ebbene, siamo arrivati alla fine del video e per Inside Mari questo è quanto. Quindi, che dire, lo consiglio, se non si fosse ancora capito ve lo dico, assolutamente, assolutamente, assolutamente sì, compratelo, perché effettivamente in Italia è molto difficile che esca e se esce il numero 1 è ciaone, perché sono, se non sbaglio, o 9 o 10 numeri, quindi effettivamente è una serie di media lunghezza, cioè non è una serie molto lunga, però per gli standard dell'editore che dovrà portarlo in Italia è forse meglio mettere da parte il tutto e lasciare lì dove sta. Ve lo dico giusto per essere sicuri, poi voi fate come volete.
Quindi, a me è piaciuto un casino, piacerà sicuramente anche voi. Se non conoscete l'autore, vi consiglio di leggere prima di Inside Mari, che è una spesa un po' ingente, che sono 12 euro e qualcosa, 12,50, tra l'altro in inglese. Vi consiglio appunto di leggere qualcosa uscito in Italia, è uscito Shino non sa dire il suo nome, che è un volume unico, anche quello stupendo, e essendo volume unico non costa neanche tanto, potete recuperare quello. Per farvi un'idea dell'autore forse è la cosa migliore. Poi oddio, se aveste voglia di recuperare tutto quanto, non è che ci voglia neanche troppo, eh. Oddio, adesso qualche serie l'hanno ristampata, qualche volume, quindi dovrebbe trovarsi, credo, tutto I Fiori del Male, i volumi 2 e 3 erano quelli più introvabili, quindi si dovrebbe trovare. Le serie di Ushimi non sono mai troppo lunghe, si attestano dai 9 agli 11 volumi, più o meno il range di volumi delle serie di Ushimi è quello, anche Tracce di Sangue non credo sarà molto lungo, quindi più o meno il range dei volumi è quello, quindi se anche voleste recuperare l'intera cronologia di uscite in Italia di Ushimi e poi comprare anche questo, cioè se aveste i soldi, cioè, ovviamente sempre quello, non vi uscirebbe una quantità di roba esagerata, al massimo vi uscirebbero quasi 40 volumi con tutte le serie uscite sia in Italia che in America, però quindi insomma questo è quanto. Quindi ragazzi, il video è finito e vi ricordo un paio di cose, ovvero che in descrizione trovate il link di referral di Amazon per acquistare Inside Mari, quindi qualora vogliate acquistarlo da quei link avrei una percentuale sull'acquisto che a voi non toglie niente assolutamente, è Amazon che mi paga 2 centesimi, 3 centesimi, 5 centesimi se tanto, però quello è, quindi se dovesse essere c'è il link in descrizione e c'è il link in descrizione anche del canale di Telegram, quindi potete seguire gli aggiornamenti del canale attraverso il canale, vabbè, mentre il gruppo di Telegram per adesso è fermo, non faccio entrare più nessuno, quindi anche chiedendo zero, non entra nessuno. Quindi tutto quanto sul canale di Telegram per gli aggiornamenti del canale, per tante belle cose. Io adesso me ne vado e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!